Amichevole di grande prestigio per l'Italia della CT, Milena Bertolini allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, le azzurre sfidano i Paesi Bassi, vice campioni del mondo, a 2 anni dalla gara dei quarti di finale del Mondiale di Francia 2019, quando le Orange fermarono il sogno di Saragama e compagne. Nell'undici titolare davanti il trio della Juventus, Cernoia, Girelli e Bonansea con Sofia e Boattin esterne e Caruso in mezzo al fianco di Giuliano, in difesa Bartoli e Linari ad affiancare Capitan Gama. La gara parte subito bene per l'Italia. Al minuto 13 sulla punizione di Cernoia, deviata, si avventa Bonansea su cui commette fallo Jansen. Calcio di rigore netto che Girelli trasforma per il suo gol numero 45 con la maglia della nazionale. I Paesi Bassi faticano a trovare spazi ma al 42esimo sfiorano il pareggio. In comprensione Gama Giuliani, ne approfitta la Snoyes per servire al centro Jansen ma le azzurre riescono a respingere la sua conclusione. Nella ripresa ancora bene l'Italia. Al 68esimo occasione d'oro per Bonansea che non riesce a mettere in rete sul cross dalla sinistra della velocissima Serturini. Le Orange si salvano ancora. All'81esimo grande salvataggio di Bartoli sulla bella combinazione degli olandesi. La numero 13 azzurra chiude in splendida scivolata sul tentativo avversario. Al minuto 85 c'è ancora tempo per una grande occasione per le azzurre. Serturini, lanciata in contropiede, si fa respingere la conclusione sull'uscita disperata del portiere dei Paesi Bassi, Van Vendedal. Le azzurre gestiscono bene i minuti finali. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro. L'Italia vince 1-0 prendendosi una bella rivincita sui Paesi Bassi. Per la nazionale, prossimo impegno amichevole il 14 giugno in trasferta con l'Austria.